Presentato presso la provincia di Teramo il calendario ufficiale della kermesse estiva Gran Sasso Live Montore Alvomano, la Porta del Parco. Più di 30 appuntamenti e tanti artisti di livello nazionale. È la prima edizione di una grande manifestazione di musica, teatro e solidarietà che si svolgerà per animare l'estate di Montorio e di tutta l'area interna del teramano. Un rilancio di tutto il territorio. Montorio ha una posizione straordinaria, è a mezz'ora dal mare, dalla montagna, dal lago, è il comune più importante del comprensorio e questo vuole essere un rilancio non solo economico, perché vedrete che il cartellone è denso, intenso, di altissima qualità con artisti di livello nazionale, dove sono presenti anche tanti artisti montoriesi per la tradizione montoriese, ma un rilancio di tutto il territorio, un marketing territoriale importante. Il comune ci ha speso tanto, tantissimi sacrifici, ma crediamo molto nella leva della cultura per attrarre turisti e soprattutto valorizziamo i luoghi di Montorio, la piazza, il lungo fiume su cui il comune ha investito mesi fa per una riqualificazione, e io credo che sarà un mese di festa per tutti con eventi che il nostro territorio non ha mai visto. Teatro, ma anche comicità, cabaret, ma anche musica, gli stadio, Ron, e poi naturalmente anche nomi di spicco come Anna Foglietta, Marco Bocci, Giorgio Pasotti, insomma veramente un calendario stupendo, e Lino Guanciale, insomma spettacoli che sicuramente vanno visti, e sicuramente l'invito è rivolto a tutti anche al di fuori di Montorio, perché così si coglie sicuramente, c'è anche la possibilità di cogliere la bellezza di Montorio, la bellezza degli spettacoli. Per quanto mi riguarda, oltre a direzione artistica ci tengo a dire, insomma, faccio piacevolmente, gratuitamente, ci sono i miei spettacoli, uno il 16 di agosto che si chiama Antivirus, che è così una specie di riflessione su quello che ci è accaduto in chiave ironica, e poi Non è mai troppo Abruzzo, che è uno spettacolo, lezione spettacolo, dove io insegno la bellezza dell'Abruzzo dal punto di vista storico, culturale, geografico, linguistico soprattutto, perché è importante capire perché si dice gnasti, ecco, potrebbe essere una cosa molto simpatica.